Dopo alcuni test di lucidatura vi mostro che cos'è il 50-50, ovvero metà parte non trattata e metà trattata. Vedete la differenza? Questa linea l'ho fatta io col nastro carta per mostrarvi che cos'è fondamentalmente una lucidatura professionale, diversa da quelle standard dei carrozzieri. Questa parte qui del paraurti non è stata lavorata. Si vedono parte macchie di calcare, swirl e ossidazione, cioè sporco generico depositato sopra la lacca. Con due step di lucidatura con degli appositi tamponi prodotti si ottiene questo risultato. Guardate un po' la differenza. Non posso lasciare da solo 5 minuti, anzi in realtà è passato un giorno, che mi trovo la macchina scocciata, quasi tutta lucidata. Oggi cosa faremo? Andiamo a chiedere. Oh, quanto tempo! Ancora qui! Cosa facciamo oggi? Ma oggi, a dire il vero, ti consegno la lucidatrice. I prodotti li hai visti? Arrangiati, perché io sono stanco. Ottimo, chiudo il canale. Allora, Gianmarco adesso mi farà il cofano. Che cosa farà? Dividerà il cofano in due parti, in maniera tale che questa parte qua verrà trattata e la parte destra invece rimarrà come gliel'ho portata. Tre passate. Confermo. Tre passate. Tre passate perché il cofano è messo veramente male. Quindi faremo useremo un compound. Compound non è un polish normale, è un polish molto 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 abrasivo. E questo correggerà sicuramente bene tutta la superficie, ma peccherà in finitura. Visto che noi vogliamo ottenere un risultato di altissimo livello, non possiamo avere una finitura bassa. Quindi faremo il primo step con un compound molto aggressivo. Il secondo sarà un vero e proprio polish con un altro tampone intermedio che andrà a ridonare un po' di gloss e a ripristinare qualche segno che sicuramente andremo noi a generare con lo step precedente. In finale useremo un polish di finitura molto dolce con un tampone altrettanto morbido per avere un gloss all'altezza. Verrà meglio di nuova. Bene, cofano suddiviso in due e adesso vediamo le tre lavorazioni. Procediamo col primo step, ovvero mettere il polish sul tampone. Perché lo metti a gocce e probabilmente in quattro punti? Allora, va messo sempre così a gocce, equidistante, in modo tale che quando inizierà a lavorare il tampone troverò polish in modo uniforme su tutto il tampone. Usassi un polish, anzi un compound ancora più aggressivo, si può usare la tecnica di spalmarlo. Per il mio modo di lavorare non lo utilizzo e lavorerò così. Beh, così sapevo farlo anch'io, È finito. Bene, vado a casa. Garoppa! Passata fatta, ha tirato via il nastro e già si intravede, anzi si vede. E adesso cosa farai? Adesso andrò a utilizzare l'eraser. A cosa serve? Fondamentalmente è alcol isopropilico. Una volta rimosso il grosso del polish, vado a spruzzare e rimuovo con un panno. Perché? Perché questo qui mi rimuove gli oli lasciati dai vari polish. Oli che servono per due cose. Uno fondamentalmente per la lubrificazione del polish stesso, per la lavorazione. E due perché comunque alla fin fine si potrebbe anche non utilizzare una protezione vera e propria e usufruire di questo olio per un fattore estetico. Ma a noi non serve, anzi dobbiamo assolutamente eliminarlo per capire veramente l'efficacia della lucidatura fatta solamente con questo passaggio. Dopodiché si può applicare la nanotecnologia, altrimenti ci sarebbe sempre un velo d'olio, diciamo, che non farebbe aderire il prodotto a dovere. Quindi eraser a tutta forza. Ma mi bagni l'auto così, mi tocca asciugarla adesso. Ovviamente non è che mi fa solo metà cofano, mi fa anche l'altra metà, però adesso passiamo al secondo step. Secondo step con questo prodotto per rimuovere gli ultimi graffiettini e dopodiché passeremo al terzo step. Seconda passata finita, passiamo alla terza passata con sempre menzerna.
Questi qua sono dei polish tedeschi. Li ha pagati, se volete spedirceli. Li ho rubati. Quindi niente, ultimo step, questo è di finitura, una bassissima capacità di taglio ma una molto alta di finitura. Tampone molto morbido, cambia la tecnica perché non lavorerò come se utilizzassi un polish o un compound. Quindi guardate qua. E dopo tre passate di polish procediamo a... l'ultima passata di eraser, prodotto che vi ho spiegato prima, per andare a mettere in luce quello che è il lavoro reale che è stato eseguito. Guardate che specchio! Tra ieri abbiamo completato l'ultimo step di lucidatura. Un bel lavoro. E quindi che cosa manca? Ora dobbiamo rimuovere tutto il nastro, andare a utilizzare di nuovo l'eraser, che è il prodotto che vi ho detto ieri, in modo tale da essere certi di non lasciare nessun residuo di polish e vedere che il lavoro sia stato eseguito alla perfezione. E poi vi mostro. Eh sì, lo scarico è perfetto ed è bene anche ormai tutta quanta la carrozzeria, quindi diciamo che la lucidatura è completa. Ma nel lavoro del detailer non c'è solamente questo, c'è molto di più. Tutte le parti esterne del veicolo sono soggette ad usura, a segni, vi ho già citato prima alcuni nomi, ricorderete swirl, ridge, ossidazioni, insomma non è bello da vedere. E questo è il faro posteriore, non è all'altezza del resto del veicolo, quindi ora farò il possibile e l'impossibile per far felice Karim. Di conseguenza questo faro deve tornare nuovo, o meglio. Ragazzi, a che punto siamo? La lucidatura è fatta e vi chiederete come mai ho perso circa un'ora usando moltissimi di questi panni. In poche parole, non ho fatto altro che rimuovere tutti quanti i residui di polish e preparare la superficie di fatto all'applicazione del protettivo. È andato via molto tempo perché applicare la nanotecnologia è un processo molto particolare. Una volta iniziato non si torna indietro, ci vorrà dopo della carta vetrata per rimuoverlo. Con una grana molto molto fine, ma sarà sempre un processo molto abrasivo per rimuoverlo. Questo perché la nanotecnologia durerà 5 anni e io devo essere sicuro al 100% che la superficie sia perfetta in ogni punto, altrimenti non avrebbe alcun senso. E questo è il bello del detailing e della nanotecnologia: avere una macchina perfetta e fotografarla nel tempo. Deve restare per più tempo possibile così, oltre a moltissimi altri vantaggi che vi elencherò dopo. Quindi a questo punto si può partire con il prodotto. Allora, ecco i protettivi che andremo ad applicare. Partiamo dal Crystal Serum. Questo qui ci darà un bellissimo gloss, ok, quindi una profondità di colore, una lucentezza, è una bella protezione chimica e meccanica. Durerà 5 anni, non vi spiegherò nei dettagli come va applicato perché questo era un video generico e mi interessava un attimino fare vedere solamente quali sono i vari step e i processi, ma vi darò comunque un piccolo assaggio. Questo è il Crystal Serum, panno G-Technic per la rimozione immediata dei residui e applicatore. Un paio di gocce e piccole sezioni. Va rimosso immediatamente. Bene, ci vorranno circa un'ora e mezza e almeno 7-8 panni che poi non utilizzerò mai più. Auguri! Ora che ho messo lo strato di Crystal Serum devo attendere 24 ore prima di poter procedere con l'Exo, che sarà l'ultimo strato, quindi nel frattempo mi dedico a fare un trattamento antipioggia con questo bellissimo Angel Wax. Lo applico a movimenti circolari e attenderò almeno un quarto d'ora per la rimozione. Poi per la finitura aspetterò mezz'ora in modo tale che il prodotto si essichi e venga via completamente. Domani farò ancora un ultimo strato, visto che tempo non manca. Dopo il Crystal Serum è giunto il momento del C5, altro prodotto della gamma G-Technic, puramente nanotech. Lui funziona in modo molto simile al Crystal Serum, unica cosa è studiato appositamente per le leghe. Eccomi qua, sono ritornato finalmente
Arrivedere la bestia. Ciao e... ragazzi. Cosa hai combinato? Hai steso il C5 e la macchina è pronta adesso? Ah, è pronta perché dopo aver messo anche il Crystal Serum, che è la vera e propria protezione nanotech, il cuore del lavoro, abbiamo atteso 24 ore e abbiamo applicato uno strato supplementare di Exo, che è un prodotto parallelo ma ha grandi doti nell'effetto seta e nel bathing, che è il scivolamento dell'acqua, e nell'autopulizia, quindi non ti resta che provare. Beh, tiriamo fuori la macchina e vediamo come è venuta. Bene, abbiamo tirato fuori la macchina, ma adesso vediamo il trattamento idrorepellente come funziona. Come vedete sul vetro l'acqua scende giù e non si attacca, è uguale sul cofano, si creano dei goccioloni che poi scendono giù. Direi ottimo risultato. A questo punto qua, con queste gocce, il video termina e se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi, commentate, condividete e come sempre, Europa! Oh,